Buonasera, buonasera anche oggi dalla nostra zona rossa. Zona rossa. But on the campagna. Oggi gita in campagna. Non potevamo. Scampagnata. Ma infatti, cosa scampagnata ci sta? Ogni tanto ritornare alla campagna, come detto qui una volta era tutta campagna, e lo è ancora tra l'altro. Esatto. Siamo esattamente tra Codugno e Castiglione. Oggi solo per voi, infatti, farò un video ancora più speciale di quelli di ieri. Non ho nulla se non quello che ho nella mia testa. Il resto lo potete trovare sul mio Dropbox se vi interessa, vi invio tutto. Parlerò delle malattie metaboliche pediatriche. Perfetto. Ecco, perché questa importanza? Perché ora vi introduco alcune malattie metaboliche che sono oggetto di dieta. Parleremo oggi di iperfenilalaninemia, detta anche fenilchetonuria, poi vi spiego cos'è, glicogenosi 1, malattia detta di von Gierke, che glicogenosi 3 e galattosemia. Ma partiamo subito con la prima. Nel primo caso di iperfenilalaninemia fenilchetonuria è quando si hanno livelli di fenilalanina troppo elevati, quindi nel sangue. I livelli troppo elevati di questo amminoacido infatti precludono problemi a livello del sistema nervoso, quindi un corretto sviluppo, e comincio quindi ad avere anche problematiche per quanto riguarda possibili demenze, ma mancato sviluppo corretto, quindi si rischia proprio di non avere un sistema nervoso centrale sviluppato in maniera corretta. Ecco, allora che in questo primo caso la dieta deve essere prevalentemente a proteica, a basso contenuto di fenilalanina. Si utilizzano delle miscele, per lo più di proteine, a ridotto contenuto di questo amminoacido, che sono molto importanti. Okay. Direi anche poi nella galattosemia, come prima citavamo, che la nostra Valletta l'ha interessata tantissimo all'intolleranza al lattosio. Però il problema è che la galattosemia è ancora più insidiosa, perché il galattosio è uno dei due monosaccaridi, in questo caso, che formano il disaccaride lattosio da glucosio e galattosio. Ebbene, la componente del galattosio è quella che dà il sapore dolce al latte. Il problema del galattosio è che si trova praticamente dappertutto dove è presente il lattosio. Ecco che allora deve essere in questo caso già molto ridotto, perché la galattosemia non promuove anch'essa un completo sviluppo cerebrale. Può portare anche problematiche agli occhi, cataratta già in giovane età, però deve essere tenuto a bassa percentuale. Le moderne la bici, ma però ci sta, è il bello della diretta. È il bello della diretta questo. Ci sta. Fantastico. Aperta campagna. Però il bello. Però il bello della risoluzione già della galattosemia è proprio questo: mantenere circa lo 0,1% di galattosio per permettere un corretto sviluppo nervoso, del sistema nervoso in questo caso, perché livelli troppo alti possono andarne a erodere in questo caso il corretto sviluppo, però livelli bassi permettono comunque un corretto sviluppo. Riuscire però a contenerlo è veramente difficile, anche perché basti pensare che negli ortaggi essiccati aumenta molto di più, anche nel pomodoro, c'è anche nelle caramelle, nel cioccolato, c'è un po' dappertutto. Andiamo al clou: glicogenosi 1 e glicogenosi 3. Okay, come diceva il buon Mike, parlaci di tutto. Mi allaccio e parlaci. Come di diceva tutto. Buon Mike, la 2 era la 3. Vorrei far notare che lei è sempre un po' titubante con le domande, ma in realtà, se non ci fosse lei, a parte che non dove avrei la bicicletta, esatto, cadrebbe, dove andrei a finire? Glicogenosi 1 e 3. Glicogenosi 1, malattia di von Gierke. È una malattia che riguarda a livello metabolico il processo della glicolisi. Mancando il processo della glicolisi, in questo caso, si rischiano ripetute ipoglicemie nel tempo. Ecco che nella glicogenosi 1 il bambino, che può essere appunto diagnosticato in tenera età, deve continuamente mangiare carboidrati nel lungo periodo, cioè il pasto è continuo per tutta la sua vita. È vero sì che si può ricorrere, quindi parleremo già di nutrizione enterale a livello dell'intestino, sondino nasogastrico. Perché questo? Perché devo comunque mantenere una glicemia stabile, altrimenti rischia la morte per ipoglicemia. La caratteristica fondamentale è quella di dare comunque carboidrati come amidi di mais mezzena, la mezzena proprio di mais, anche da campo, che permette di mantenere la glicemia costante nel tempo. L'idea del sondino, infatti, classicamente nasce dal fatto che durante il periodo notturno c'è chi ha voglia, è vero, di svegliarsi, puntare la sveglia e fare il pasto della notte. In realtà però è più facile per i bambini piccoli avere un sondino nasogastrico e un continuo afflusso comunque di maizena in questo caso. Questo permette quindi di avere una dieta con continuo apporto di carboidrati, diversamente dalla glicogenosi 3, perché la glicogenosi 3 è una malattia da accumulo. La glicogenosi 3 ha due sottotipi, la 3A e la 3B, di cui nel primo tipo si ha un accumulo di glicogeno solo nel cuore, quella più ostica, nel secondo tipo è anche nel fegato. In questo caso si ha un disfunzionamento metabolico a livello della sintesi del glicogeno, che è uno zucchero di stoccaggio per le riserve muscolari che si trovano nei muscoli e nel fegato del regno animale.
Il glicogeno in questo caso tende con gli anni ad accumularsi prevalentemente nel cuore e nel fegato nel secondo tipo. Però letteralmente si dice il cuore, come si dice delle lasagne farcite, è il cuore letteralmente farcito di glicogeno, non di lasagne. E quindi il problema, pensa te, è quello che si rischia di avere delle cardiopatie e morte per problemi cardiaci. E quindi cosa devi fare? È totalmente l'inverso la dieta. La dieta della glicogenosi 3, difatti, è una dieta prevalentemente chetogenica, quindi deve essere un alto contenuto lipidico di grassi e tenere i carboidrati più bassi. Si arrivano anche al 40-60% di lipidi. Badate bene che non è semplice, perché noi siamo abituati prevalentemente al gusto del carboidrato, dello zucchero. Nel lipide, invece, che è la classica chetogenica che va di moda, che non peraltro aggiungo un'altra cosa in più, la chetogenica è nata negli anni 20 per cercare di curare le epilessie nei bambini e funzionava fino a che non sono nati i primi farmaci, che già avevo citato nei video scorsi. La chetogenica in questo caso ci viene in soccorso per la glicogenosi 3, quindi deve essere una dieta prevalentemente lipidica ad libitum, fino a un 60% massimo di lipidi da portare avanti comunque nel tempo, ma questo solo per queste persone che hanno questa malattia metabolica, che gli consente quindi di ottimizzare al meglio il metabolismo dei grassi, che parleremo più avanti di altre strutture.